Ciao a tutti, benvenuti, siamo al nostro settimo appuntamento. E mentre aspetto che si colleghi un po' di persone, naturalmente vi faccio un po', così vi do il benvenuto a questa nuova trasmissione e soprattutto vorrei ringraziare l'associazione Il Faro di Savignano sul Panaro per il supporto morale e logistico che dà a questa trasmissione. Vorrei ringraziare naturalmente Caffè, che abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, è la parte giovani dell'associazione Centro Studi Ting di Spilamberto. E poi vorrei ringraziare anche Sei Forte Papà, che abbiamo visto che è un master estivo che coinvolge i papà e i figli o le figlie, che si svolge sull'Appennino bolognese. E poi vorrei ringraziare anche For You Learning, che collabora attivamente con noi e stiamo anche con For You Learning preparando un po' di cose da fare in questo periodo, anche perché insomma, noi siamo molto positivi, ci stiamo dando da fare, facciamo, ma prevediamo che insomma ne avremo per un po'. E quindi cerchiamo di occupare bene questo tempo facendo cose interessanti, possibilmente anche utili, che ci permettono un po' di vedere come effettivamente si possa anche studiare, imparare le cose divertendosi, facendo qualche cosa in più, ma sempre tenendo ben presente che noi siamo i protagonisti e quindi siamo le persone più importanti nell'apprendimento. La cito per ultima, ma non è certamente perché è ultima, volevo ringraziare Nives Bonantini, con la quale prepariamo ogni giorno e ci tempestiamo di telefonate. Lei è una persona davvero molto, molto paziente, quindi grazie Nives per tutto il supporto che dai a questa trasmissione, per tutto quello che fai per Studente Vincente. Naturalmente siete sulla pagina L'imparare ad imparare, che è l'arte del permetterlo, che è una pagina, la mia pagina, e io sono l'ideatore del sistema di studio Studente Vincente. Mi chiamo Fabio Preti. Bene, direi che allora, come prima cosa, ormai di abitudine, andiamo a vedere le famose parole in inglese. Così facciamo un bel ripasso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a questo momento e poi facciamo quelle nuove. Ormai sono diventato, secondo me, a forza di fare queste cose, cominciate ad essere in grado anche voi di fare le associazioni, però magari adesso nel ripasso, come ho fatto ieri, io ve le leggo solamente e voi vedete se avete ben presente qual è la traduzione e soprattutto se vi vengono immediatamente in mente le immagini di che cos'è. Allora, la prima tornata abbiamo avuto i vocaboli to be, to have, what, each, many, time, more, people, now e day. Secondo giorno abbiamo avuto work, good, where, boy, follow, because e why, home, and, picture, answer. Ieri abbiamo avuto I, paper, far, e abbiamo aggiunto anche west, tree, three, river, soon, always, car, song, school. Bene, questo era il ripasso. Adesso andiamo a vedere quelle nuove.
Allora, la prima parola di oggi è fish, pesce. Questo è abbastanza semplice, potete immaginare di essere al casinò e al posto delle fish normali vedete che sul bancone della roulette dove si fanno le puntate, eccetera, vengono lanciati dei pesci. Fish. Horse, cavallo. Anche in questo caso, l'avevamo già detto, può essere il fantino che cavalca, il fantino è un orso che cavalca appunto il suo cavallo, quindi horse. Room, stanza. Vedo una bellissima stanza piena di bottiglie di rum. Ce ne sono ovunque e io naturalmente bevo da tutte. Potete immaginare le conseguenze di tutto questo. Poi abbiamo door, porta. Abbiamo detto che mi immagino la porta con Dora, la mia amica Dora, che ci dà delle testate contro. Oppure posso immaginare la porta completamente d'oro. Poi abbiamo black, nero. Io ho avuto nella mia vita diversi cani e uno si chiamava Black, quindi io lo attacco al mio cane pastore, non era nero, però si chiamava Black, quindi potete fare anche voi questo tipo di associazione con qualcosa che vi ricorda. Poi abbiamo waves, onde, onde. In questo caso io immagino che sulle onde c'è un grande via vai, waves, wind, vento. Vado fuori e mi arrivano in fronte tante schedine wind, step, passo. Mi immagino di fare, questo è anche un termine che sentiamo tantissime volte, no? Step by step, e mi immagino di salire, di fare un passo uno dopo l'altro e mi dico, beh, step by step, prima o poi arrivo all'obiettivo. King, re, King lo avete anche, la K l'avete anche sul mazzo di carte, quindi in questo caso potreste immaginare questo re che arriva dal vostro mazzo di carte e vi tira in fronte la corona. King. Poi abbiamo wood, legno. Potete immaginare il vostro Robin Hood ideale che vi arriva, però è di legno. A un certo punto rimane bloccato e assume la forma di una tavola di legno. Bene. Adesso ve le rileggo e voi naturalmente vedete un po' come la vostra immagine o l'immagine che ho fatto io automaticamente vi traduce la parola che vi dico. Fish, horse, room, door, black, waves, wind, step, king, wood. Molto bene. Allora, anche oggi abbiamo fatto le nostre 10 parole. Mi raccomando, anche voi a casa esercitatevi, ogni tanto ripetete le parole che avete scelto e vediamo se davvero andare alla fine. Mancano ancora 6 giorni, quindi domani più tutta la prossima settimana. Alla fine della prossima settimana abbiamo raggiunto quota 100 e credo che sia davvero un gran bel risultato. Bene, allora adesso oggi vi avevo detto che avremmo fatto una lezione vera e propria di diritto. Allora io vi consiglio, perché volevo in questo momento insieme, ne abbiamo parlato anche con Nives, volevamo farvi vedere che cosa posso fare a una lezione, in questo caso di diritto, ma la stessa cosa funziona anche quando siete a un corso,
fate un corso di aggiornamento, fate un corso di lingue, fate un corso di cucina, fate un corso di cucina, quello che volete. L'importante è che seguiate, se volete davvero fare presto dopo a casa ad imparare, seguiate questo procedimento. Allora, io ho scelto dal libro di diritto di mio figlio che frequenta la prima superiore, nel XXI secolo si chiama Diritto ed Economia per il cittadino di domani. È stato scritto dalla signora Carla Fortino. Allora, ho scelto, scusate, la lezione 24 che parla dei diritti umani. Allora, facciamo finta, visto che non posso farvi lezioni perché ci vorrebbe vera e propria. Allora, io adesso vi leggerò lentamente e non lentamente, questi sono 2 pagine, quindi non c'è il mondo, però credo che sia significativo perché vi fa capire tante cose. Mentre io leggo, però, voi avete il compito con il vostro foglio davanti di scrivere le parole guida o le parole Sassolino. Allora, per chi ci ha seguito, sapete benissimo di che cosa parlo, però lo ridico. Le chiamiamo parole Sassolino perché ci rifacciamo, alla fiaba di Pollicino. Quando viene portato nel bosco, lontano da casa, dai propri genitori, insieme ai suoi fratelli, perché la famiglia non ce la fa più, Pollicino è molto sveglio e si mette in tasca dei sassolini bianchi che, man mano che procedono nel bosco, in questo sentiero che lui non conosce, lui semina ogni tot, in modo che poi al ritorno, seguendo i sassolini, riesce a ritornare a casa sano e salvo. Allora, noi li usiamo come parole guida o parole Sassolino proprio per questo, cioè mentre io leggo, individuo nelle cose che mi vengono lette o spiegate, individuo delle parole che secondo me mi possono servire per poi ritornare nel momento del ripasso che abbiamo visto ieri a, diciamo così, a ripercorrere tutto e mi fanno da guida, per poi vedremo insieme come trasformarle in una mappa rappresentazionale, poi fare la parte finale di questo lavoro. Allora, visto che è la prima volta che lo facciamo insieme e che abbiamo questo modo un po' diverso di fare il lavoro, quindi parlo sempre solo io. Voi non potete interagire, stiamo lavorando anche per cercare di trovare delle piattaforme un po' più, diciamo così, un po' più veloci che vi permettano anche comunque di interagire con noi con più facilità. Allora, io lo leggo, poi magari quando ho letto il primo paragrafo, che abbiamo detto che funziona da spiegazione, vi dico che cosa avrei scelto io. Okay? Innanzitutto, anche in questo caso, vi serve un foglio davanti. Allora, e poi, visto che vi ho detto di che cosa si tratta, cosa che fanno di solito anche gli insegnanti, anzi, mi sembra normale, vi dico di che cosa parliamo, quindi i diritti umani. Quindi, naturalmente, questo è il titolo che vi aiuta anche poi a decifrare, a capire di che cosa stiamo parlando. Quindi, i diritti umani sicuramente è la prima coppia di parole Sassolino che io vado a scrivere e sono anche il titolo. Allora, il libro è suddiviso in paragrafi. Il primo paragrafo sono il riconoscimento dei diritti inviolabili. I diversi ordinamenti giuridici dei vari stati hanno cominciato a contemplare la presenza dei diritti umani solo in modo graduale. Il primo documento che esplicita con chiarezza la tutela della personalità del singolo e dei suoi diritti di libertà, è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, frutto della Rivoluzione francese del 1789. Allora, io vi dico che cosa sceglierei io, in modo da. Io metterei questo insieme, questa dichiarazione,
dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è diversa da quella che vedremo dopo. E metterei 1789 perché mi ricorda la Rivoluzione francese. Bene, poi andiamo avanti. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Occorre tuttavia attendere la fine del secondo conflitto mondiale perché maturi la consapevolezza che garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, che è compito non solo dei singoli ordinamenti giuridici statali, ma dell'intera comunità internazionale. Questa è la ragione fondamentale che spiega perché il 10 dicembre del 1948 un documento, le Nazioni Unite approvano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, un documento di imprescindibile valore emanato da un organismo al quale aderiscono quasi tutti gli stati del mondo. Esso è universale, nel senso che vuole impegnare tutti gli stati e tutti gli uomini e individua i diritti umani o diritti dell'uomo, intesi come diritti inalienabili che ciascun essere umano possiede. Allora, anche in questo caso, io vi dico che cosa sceglierei io. Io avrei messo di nuovo 10 dicembre 1948, ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Io credo che un'altra parola che io avrei messo, che non è contemplata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è inalienabilità. E io questo sono inalienabili questi diritti. E quindi ogni essere umano li possiede, ma io avrei messo solo questa. Bene, poi adesso andiamo a vedere quali sono le tipologie di diritti riconosciuti. In particolare, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sono affermati i diritti civili fondamentali, la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di opinione, di religione, di associazione, i diritti politici, di partecipazione alla vita politica, i diritti sociali, il riconoscimento a ogni uomo del diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, alla sicurezza sociale, alla tutela in caso di disoccupazione, malattia o vecchiaia. Si tratta di un documento che ha influenzato le costituzioni di tutti gli stati democratici, compresa la nostra. Tuttavia, l'esperienza storica ci insegna come l'enunciazione dei diritti umani non sia di per sé sufficiente a garantire il rispetto da parte degli stati che l'hanno approvata. In numerosi paesi, infatti, i contenuti della dichiarazione sono di fatto tuttora ignorati e i cittadini sono spesso privi delle più elementari diritti di libertà e di giustizia sociale. Allora, andiamo a vedere in questo caso tipologia dei diritti riconosciuti. Io qui come parole guida metterei diritti una volta sola e sotto elencherei civili, politici, sociali. Ok? Democrazia, sempre utilizzata, io farei qui una mia precisazione e metterei un po' di punti interrogativi, no? Perché, come abbiamo sentito, non sempre sono rispettati da tutti gli stati che l'hanno sottoscritta. Poi, naturalmente, c'è una definizione. Allora, questa io per ora non metterei nulla, no? Visto che stiamo parlando di parole Sassolino. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata approvata dall'ONU nel 1948 e definisce i diritti fondamentali riconosciuti a ciascun essere umano. Quindi questo l'abbiamo già messo, l'abbiamo già detto. I diritti personalissimi. Ecco che adesso entriamo un po' più nella spiegazione di che cosa effettivamente sono questi diritti. I diritti umani affermati dalla Dichiarazione Universale sono stati integralmente accolti, pardon, dal nostro ordinamento giuridico. Ne fanno parte i cosiddetti diritti personalissimi o diritti della personalità, che spettano a tutte le persone fisiche, senza alcuna eccezione, e che sorgono con la nascita e si estinguono con la morte. I principali diritti personalissimi
sono il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome e all'immagine. Si tratta di diritti soggettivi che presentano dei caratteri comuni, infatti essi sono. Allora andiamo per gradi, che cosa andiamo a prendere qui? No. Allora, queste sono le caratteristiche, quindi io andrei a segnare sicuramente che sono soggettivi, ok? E sono assoluti, irrinunciabili e intrasmissibili. Okay. Sono questi. Allora, vediamo un po'. Adesso vi leggo effettivamente che cosa vuol dire assoluti. Assoluti, in quanto ciascun soggetto li può vantare nei confronti di tutti e a ogni diritto corrisponde il dovere generale da parte di tutti di non violarlo. Irrinunciabili. Perché non vi si può, non è possibile rinunciarvi. Intrasmissibili, poiché non possono essere trasferiti ad altre persone, è vietato, ad esempio, mettere a disposizione di altri il proprio corpo o il proprio nome. Bene, anche in questo caso, se volete, potete aggiungere su assoluti qualcosa, oppure io personalmente li lascerei così. Adesso li esaminiamo in questa fase uno. Alla volta, il diritto alla vita. Riconoscere il diritto alla vita significa garantire a ogni persona il diritto di vivere fino al termine naturale dei suoi giorni. È l'evento della nascita, quando cioè il feto si distacca dall'utero materno e la persona compie almeno un atto respiratorio, a determinare l'acquisizione della capacità giuridica, articolo 1 del Codice Civile. Bene, in questo caso, diritto alla vita. Andiamo a vedere che cosa c'è qui. Non lo so, se avete qualcos'altro come parola Sassolino, io in questo caso avevo segnato, secondo me può essere interessante, capacità giuridica. Diritto all'integrità fisica. Correlato al diritto alla vita è il diritto all'integrità fisica, salvaguardata principalmente dalle leggi penali che puniscono l'omicidio. E le lesioni personali, ma anche indirettamente da altre norme, come quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, della sanità e in generale da tutte le disposizioni che garantiscono l'incolumità delle persone. I diritti alla vita e l'integrità fisica, come tutti i diritti della personalità, hanno un contenuto non patrimoniale, poiché non sono suscettibili di sfruttamento economico. Non è dunque permesso, ad esempio, vendere un proprio organo vitale, come le corna, il fegato, il cuore, che possono essere donati però dopo la morte. Questa caratteristica differenzia i diritti della personalità dai diritti patrimoniali, come il diritto di proprietà, che possono essere ceduti liberamente o trasmessi ai propri eredi. Anche in questo caso, vedete un po' voi che cosa. L'integrità che cosa viene fuori? Non è patrimoniale, quindi non so quali parole Sassolino avete messo. Io qui ho messo davvero molto molto poco. Io vedo integrità fisica, che cosa significa? Basta, ho segnato questo e ho messo che non sono trasmissibili. La definizione dice che il diritto alla vita e all'integrità fisica tutelano l'interesse della persona a vivere serenamente e sono garantiti direttamente dall'ordinamento giuridico. Il diritto al nome. Ciascuno di noi può essere identificato grazie a un nome, che comprende il nome in senso stretto o prenome, esempio Matteo, e il cognome Lorenzi. Tutelare il diritto al nome significa garantire alla persona, nel caso in cui altri ne facciano un uso improprio, ad esempio utilizzando senza consenso in una campagna pubblicitaria, di ricorrere alla giustizia per ottenere la cessazione dell'evento lesivo del diritto e il risarcimento del danno eventualmente provocato. Il diritto all'immagine. L'articolo 10 del Codice Civile tutela inoltre il diritto all'immagine.
L'immagine di una persona non può essere esposta e pubblicata senza il suo consenso, soprattutto quando ne danneggia il decoro e la reputazione. Allora, prima di andare avanti, ormai abbiamo finito. Diritto al nome, da che cosa è dato? Ogni persona ha il diritto di avere un nome o prenome. Abbiamo fatto l'esempio di Matteo, quindi magari potete mettere nome, prenome e cognome. Nessuno se ne può appropriare. Bene, poi inoltre abbiamo visto il diritto all'immagine. Queste sono due cose che magari quando prepariamo la mappa rappresentazionale, subito dopo, credo che sia importante tenerne conto perché questo è uno di quelli che viene più trasgredito oggi. Diritto al nome, magari furti di nome per creare profili falsi, no? Sappiamo tutte queste cose, e il diritto all'immagine, quindi pubblicare fotografie senza il consenso, che siano di minori o che siano di maggiorenni, non si può fare. Allora, qua dice anche che la regola però del non pubblicare immagini non si applica se la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dalla carica pubblica ricoperta dall'individuo. Però ascoltate molto bene, da scopi scientifici, didattici o culturali, da necessità di giustizia o di polizia, dal collegamento a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svolti in pubblico. Pertanto è possibile pubblicare la fotografia di un famoso calciatore, ad esempio, quando commette un errore di gioco o quando gioca bene, perché si riferisce a un avvenimento di interesse pubblico. Se invece lo stesso calciatore viene fotografato mentre sta facendo la doccia negli spogliatoi, l'immagine non potrà essere pubblicata senza il suo consenso. Che cosa dice la nostra definizione? Il diritto al nome tutela una persona contro l'uso improprio dello stesso, mentre il diritto all'immagine impedisce la riproduzione di immagini lesive della reputazione di un individuo, tranne nei casi espressamente indicati dalla legge. Bene, anche qui, diritto all'immagine, diritto al nome, diritto all'immagine, io metterei sì, no, come parola, Sassolino, parola guida. Bene, abbiamo terminato. È terminata la lezione, abbiamo detto che simuliamo la lezione. Che cosa abbiamo detto ieri che posso fare per rendere più efficace? Allora, finita la lezione, finisce la video lezione, l'insegnante di diritto ha terminato la sua parte, ha spiegato tutto, io ho dovuto leggere perché comunque non sono un insegnante, io ho dovuto leggere e che cosa faccio? Finisce, abbiamo detto, se sono davvero molto attento al ripasso, la prima cosa da fare, mi chiedo allora di che cosa abbiamo parlato oggi? Tre cose. Ok? Abbiamo visto i diritti umani. Abbiamo parlato quando è che comincia a venire fuori questa esigenza. Abbiamo visto che succede con la Rivoluzione francese. Dopodiché dobbiamo aspettare il 10 dicembre del 1948 per la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo fatta dalle Nazioni Unite. Bene, poi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto in particolare quali sono questi diritti, no? Abbiamo visto che abbiamo parlato di diritti civili, abbiamo parlato di diritti politici e di diritti sociali, ma in particolare ci siamo soffermati in questa lezione sui diritti civili. Bene, ci sono altre cose? Sì, mi ricordo magari che quali sono, diciamo così, le definizioni più importanti, mi ricordo, sono assoluti, sono inalienabili e sono intrasmissibili. Bene, a posto, me ne vado a casa. Ho fatto il mio primo ripasso. Allora, io questa mattina con le parole Sassolino mi sono, con le parole guida, ho preparato una mappa rappresentazionale che questa sera termino e ve la mando. Però che cosa abbiamo detto che posso fare quando vado a casa? Subito, no? Sono già a casa in questo periodo, però magari pomeriggio che mi metto a ripassare, prendo fuori le mie parole Sassolino, guida e comincio a copiarle.
costruire quello che è la mia rappresentazione su quello che abbiamo fatto. Qui la potete fare come volete, l'importante è che avete delle parole e cominciate a dire: bene, allora intanto metterò al centro, in alto, come volete, il titolo, i diritti umani. Allora, dopo vi faccio vedere che cosa ho fatto io. Allora, io subito ho messo, diciamo così, tre parti. La prima parte riguarda, e io l'ho fatta con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che abbiamo visto che nasce nel 1789 con la Rivoluzione francese. Poi ho messo che il 10 dicembre del 1948 le Nazioni Unite firmano, tutti gli stati membri firmano la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Bene, poi ho fatto una terza parte dove ho scritto sopra la linea, vedrete, i diritti. E ho messo nello schema, naturalmente per fare questa cosa mi sono servito di quello che è il libro. Voi in questo caso, visto che fate una lezione online, avete le parole Sassolino, il libro lo tenete come guida, perché vi può servire per dire: ok, questa cosa non l'ho capita bene, per rimettere insieme tutta la mappa rappresentazionale. I diritti che ho diviso in diritti civili, in diritti politici e in diritti sociali. Allora, io li ho messi tutti e tre, di che cosa si tratta, perché tanto poi studiando diritto mi vengono comodi poi in un'altra fase. Diritti civili, ho segnato sopra quello che abbiamo letto, no? Personale, domicilio, la corrispondenza, l'opinione, la religione, l'associazione. Quello che vi ho detto prima, i diritti politici ho messo solo partecipazione, perché si tratta della partecipazione alla vita politica. I diritti sociali sono quelli che un po' conosciamo tutti: il lavoro, la salute, l'istruzione, la sicurezza sociale, la tutela in caso di disoccupazione, malattia o vecchiaia. Bene. E poi che cosa ho scritto? Nelle cose che vi ho letto, io ho fatto dai diritti, mi sono spostato e ho fatto qualche commento. Ad esempio, ho messo che questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo influenza bene o male tutte le costituzioni dei paesi democratici. Sono applicate da tutte, vi ricordate prima, ci sono diversi stati in cui questa dichiarazione, anche se è stata firmata, non è poi così tanto rispettata. Quindi ho messo rispetto, punto interrogativo. E ho messo che non tutti, in modo da ricordarmi mentre faccio poi la spiegazione di questa cosa. Poi ho fatto dai diritti. In Italia questi diritti sono personalissimi, hanno efficacia per tutti. Quindi non c'è distinzione di nessun tipo, quindi sono universali. Si acquisiscono alla nascita e terminano con la morte naturale dell'individuo. Allora, poi abbiamo visto quali sono, no? Abbiamo visto che c'è il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome e all'immagine, quindi me li sono segnati. E poi mi sono segnato anche in un altro pezzettino che non hanno contenuto patrimoniale, quindi non sono scambiabili, no? Sono inalienabili. Benissimo. Allora, che cosa ho fatto? Sono andato a dare una definizione e ho messo, ad esempio, sulla vita. Ho messo che si acquisisce con l'atto, primo atto respiratorio del feto, si acquisisce quello che abbiamo messo anche nelle parole Sassolino, la capacità giuridica, articolo 1 del Codice Civile. L'integrità fisica, ho messo che è tutelata dalle leggi penali, omicidio, lesioni personali, ma che ha a vedere anche con la circolazione stradale, la sanità e l'incolumità personale. E poi io qui mi sono riportato anche sotto, ho messo anche la definizione, ma questo non è indispensabile, che poi una volta che io ho studiato e fatto questa cosa me la ricordo benissimo. Poi ho messo il nome e
l'immagine, allora con il nome, che cosa ho messo? Intanto che questi due sono regolati dall'articolo 10 del codice civile. Si identifica, identifica la persona, è composto da un nome, da un prenome e da un cognome. La legge tutela l'uso improprio, no? Visto che è mio, è personalissimo, no? Abbiamo incontrato anche questa parola, sono personalissimi. La legge punisce chi ne fa un uso indebito, chi si appropria del mio nome, e quindi posso chiedere attraverso la giustizia la cessazione di questo comportamento e il riconoscimento del danno. L'immagine, sempre regolata dall'articolo 10 del codice civile, che cosa dice? Dice che io non posso pubblicare l'immagine di un'altra persona, soprattutto se questo costituisce comunque un attacco al decoro della persona e alla reputazione della persona. Dopodiché, quindi io non posso fare, anche quando poi magari ci è capitato a scuola, quando ancora andavamo a scuola, di parlare tantissime volte, no, con i bambini, eccetera, dirgli che non potete postare le fotografie, ma non lo possono fare neanche i vostri genitori, degli amici, eccetera, perché occorre il consenso. Se poi si tratta di minori, abbiamo visto, le problematiche aumentano. Quando è che io posso pubblicare la foto di una persona? La posso pubblicare, abbiamo visto, ho segnato, quando si tratta di una persona che ha una notorietà pubblica, ad esempio un calciatore famoso, un cantante, eccetera. Ricopre una carica pubblica, ha scopi scientifici, didattici, culturali, di necessità per la giustizia o di polizia, okay? Oppure che costituiscono fatti di interesse pubblico. E il libro fa un esempio molto importante che dice, ok, il calciatore famoso che compie un'azione in campo, che esulta con il pubblico, eccetera, finché in campo, che è nella squadra, quindi che sta facendo, che sta ricoprendo questo ruolo pubblico, posso fotografarlo e posso pubblicare questa foto. Nel momento in cui questa persona, io dovessi mai entrare nello spogliatoio, gli faccio una foto mentre è nello spogliatoio, non la posso pubblicare se non ho il suo consenso. Ok, è una violazione anche questa della privacy. Poi naturalmente ho messo anche in questo caso la definizione. Quindi questa è diventata la mappa di questo capitolo. Allora adesso ve la faccio vedere, non è terminata, però credo che possiate in qualche modo vedere di che cosa si tratta, no? Vedete che è colorata e pronta solamente in una parte, nelle altre parti no. Volevo spendere due parole rispetto a questo lavoro, che magari qualcuno dice: sì, ma la fola dell'oca ci vuole un sacco di tempo. Io magari vado a vedere questo libricino, è corredato anche da questa roba qua. Quaderno delle slide. Nella lezione 25, 24, scusate, diritti umani, vedete qua c'è riassunto. C'è riassunto con lo schemino. Perché io penso che questo tipo di lavoro sia un lavoro che io non apprezzo, non amo, perché penso che riduca lo studente a un mero esecutore, una cosa che ho già ribadito questa settimana, ve ne ha parlato anche Nives di questa cosa, cioè noi diciamo è vero, all'inizio ci vuole di più, ma mentre io ho fatto questa cosa, se sono uno studente di diritto e io ho questo lavoro di tutto, io mentre lo faccio, mentre lo scrivo, mentre lo coloro, mentre lo faccio, non sto facendo altro che aumentare il mio processo di apprendimento, quindi io quando ho finito questa cosa, che la vado a mettere via e la ripasso domani, entro le 24 ore, vi ricordate, la ripasso alla fine della settimana, nel giro di 4-5 ripassi che sono esattamente quello che io ho scritto e quindi riesco a parlarne sempre meglio perché la mia memoria diventa sempre più fornita, quindi il libro lo lascio da parte e questo l'ho fatto. È vero, ci vuole più tempo all'inizio, è vero, magari ci vorrà più tempo anche dopo, non è questo il problema, secondo me, è che questo è mio, è personale, fa parte della mia esperienza, vi ricordate l'importanza dell'esperienza nell'apprendimento, fa parte di qualcosa
che ho fatto io. Quindi è qualcosa di personale che ha valore per me, ha valore per il mio apprendimento e mi porta verso un risultato che è imparare una cosa e conoscere una cosa perché l'ho vissuta, l'ho smontata e l'ho ricostruita. Un'altra cosa è invece di ascolto la lezione, prendo appunti, posso avere anche fatto tutto, posso leggere le 3 pagine che abbiamo letto prima, poi vado a vedere qui e magari dico, ah, vai, qua c'è scritto tutto, imparo questa roba qui e sono già a posto. È diverso, è completamente diverso. Uno è fatto per arrivare all'interrogazione e prendere un voto 9, posso prendere 10, posso arrivare a 6, a seconda di quello che io intendo per raggiungere il mio risultato. È un po' fine a se stesso, cioè nel momento in cui io però poi vado all'università, continuo negli studi, questo di prima, no? Magari in terza, quarta e quinta comincio a lavorare sul diritto pubblico, sul diritto privato, eccetera, magari queste cose, non magari, ritornano e se io ho già fatto uno studio approfondito, eccetera, queste robe nella mia memoria ci sono, quindi non devo fare altro che riprendere fuori le tavole, riguardarle, ampliarle, perché naturalmente ci saranno altre cose più specifiche e le vado ad implementare. Ma le ritrovo immediatamente, quindi questo è un lavoro di ordine, di mettere in ordine le cose. Bene, che cosa potete fare adesso per divertirvi? No? Abbiamo fatto la mappa rappresentazionale, magari la costruite, la colorate e se vi rendete conto, se l'avete visto, scusate, vedete ci sono dei percorsi, no? Comincio da qui, adesso andare al contrario con la telecamera, è abbastanza impegnativo. Allora, ci sono questi punti, poi abbiamo questo, no? Poi vedete, scendiamo, ce la posso fare. Qui dove trovate i diritti, poi vedete c'è un'altra casella, ci sono delle altre. Allora, ieri abbiamo parlato delle ancore spaziali. Allora, quello che magari potete fare domani, quando l'avete finito, quando vi arriva questa, è prendere questa mappa rappresentazionale, ricavarne una decina di caselle, magari belle colorate, invece di scrivere, ieri abbiamo fatto sulla bottega di Giotto, invece di scrivere per ogni foglio solamente la parola chiave, potrebbe essere interessante la Rivoluzione francese, scrivete Rivoluzione francese, magari fate la bandiera colorata, insomma, metteteci un po' di tempo. Dopodiché fate la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre del 1948, fate i diritti, li dividete in civili, politici e personali, e sociali, scusate. Fatto questo, per ogni casella l'andate a riempire di contenuti, ad esempio i diritti civili mettete, che sono personali, il domicilio, tutto quello che riguarda quello. E ne fate una casella un po' più colorata, un po' più divertente. Una volta che avete terminato un po' tutti gli argomenti, potete creare sul tavolo, okay, sul tavolo senza andare per terra, se volete metterle per terra, le potete mettere per terra e quindi fare il lavoro delle ancore spaziali che abbiamo fatto ieri, che consiste, lo ripeto per magari chi non c'era, potete andarci sopra, e sempre senza le scarpe, andarci sopra, prima le leggete, ci andate sopra e vedete che cosa la vostra memoria vi riporta alla luce, no? Che cosa vi dice, che cosa vi ricordate. E quindi cominciate a parlare, no? A comando. Potete, una volta che avete fatto il primo giro, potete anche saltare da una parte all'altra, non c'è bisogno di andare sempre in fila, ma vi accorgerete che l'importante è essere su quella casella. Allora, qua torniamo ad avere queste cose sul tavolo, può diventare un gioco interessante. Invece di giocare a Monopoli o di giocare a Risico, magari fate la prima spiegazione alla vostra famiglia, siete in due, siete in tre, siete in quattro, e poi lavorate con queste caselle e
magari andate su una e fate le domande. Allora, che cosa sono i diritti civili? E quindi rispondete, lo potete fare da soli se volete apprendere questo tipo di lezioni. Quindi credo che possa essere divertente. La primo giro lo fate con la mappa rappresentazionale sotto, in modo che possiate in un qualche modo, se avete qualcosa che non vi viene in mente subito, andare a ripescare quello che c'è e quindi vi sentite anche meglio, perché altrimenti cominciate un po', facciamo così, no? Se ci manca qualcosa diventiamo, ah, non funziona, io non ho memoria. Ma invece se avete sotto di voi la mappa rappresentazionale, ecco che riuscite immediatamente a trovarla e dare la risposta. È un altro modo per fare qualcosa di diverso, per dedicare un po' di tempo a voi, alla vostra memoria e soprattutto ricordatevi che mentre preparate queste casine, queste caselle, questi fogli, usate la creatività, usate l'immaginazione, che cosa ci metto, la scelta dei colori. Questa è una cosa importantissima che fisserà nella vostra memoria questo fatto. Pensate, questo diritto può essere fatto in geografia, una regione italiana, una nazione, sotto il punto di vista economico, sotto il punto di vista dell'aspetto del territorio, sotto il punto di vista culturale, sotto il punto di vista storico, può essere fatto sotto tantissimi punti di vista. Creare delle tavole che potete utilizzare per camminare all'interno della vostra memoria e andare dentro e trovare cose in ordine. E vedrete come tutto questo, nel giro di poco tempo, quando andrete a ricercare questi argomenti, la vostra memoria vi risponderà immediatamente in un modo molto veloce e preciso. Vi risponderà attraverso la riproduzione mentale delle vostre esperienze di apprendimento. Quindi, se ci avete giocato su, sicuramente vi riporterà questa cosa. Bene, allora, lo so che oggi è stata una giornata, una lezione di diritto, magari per qualcuno potrà essere risultata anche pesante, oppure non mi interessa diritto. Credo che abbiate perfettamente capito che la cosa importante è che voi vi rendiate conto che questo che abbiamo fatto oggi può essere fatto davvero su tutto, su qualsiasi cosa che vi interessa. Se frequentate corsi di aggiornamento, mettete in atto, provateci, no? Fatelo. Fate una volta questa cosa. Quando finisce il videocorso, fate il punto della situazione. Che cosa vi siete detti? Avete preso delle parole guida o parole Sassolino, andate subito dopo, li mettete da parte, nel giro di poche ore vi mettete lì e ricostruite il percorso. Magari cercate di rivedere il video, cercate di ritrovare il manuale, vi fate aiutare dal manuale le prime volte e ricostruite quella mappa del vostro apprendimento. Dopodiché ci giocate sopra, oppure la ripassate e basta. Quello che vi propongo io è perché, visto che siamo in questo momento così abbastanza poco indaffarato, no? Dove magari ci possiamo trovare con i figli in casa perché forza di pulire, di mettere in ordine, di guardare la TV, uno poi a un certo punto dà di matto. No, quindi credo che sia invece questo un buon motivo, soprattutto per i genitori, per lavorare con i figli su un argomento che interessa, stanno facendo una regione, stanno facendo un pezzo di storia, ci sono compiti, bisogna imparare qualche cosa di scienze. Benissimo, si può fare con qualsiasi cosa. E, bene, io credo che vi ho torturato abbastanza per adesso. Allora, prima di salutarci, volevo semplicemente ricordarvi che domani facciamo un riepilogo di quello che sono state tutte le cose che abbiamo fatto. Per una mezz'oretta vedremo di costruire io e Nives un po' un riepilogo di tutto quello che è stato fatto finora.
in modo che ripercorriamo anche chi non ha avuto la possibilità di vedere le altre puntate o non ne ha la voglia, in modo che riusciamo a dire, bene, abbiamo trattato questi argomenti e queste sono le tecniche che abbiamo utilizzato, le strategie più che tecniche di apprendimento. Molte sono state giocose, no? Abbiamo messo insieme diverse strategie per imparare, abbiamo utilizzato delle vere e proprie tecniche come i loci, le stanze, abbiamo utilizzato la visualizzazione, quindi domani vedremo insieme di ripercorrere gli argomenti che abbiamo fatto velocemente per fare un ripasso anche noi delle 7 trasmissioni che abbiamo fatto finora. Domani appunto facciamo questo, poi ci sarà anche qui un altro argomento a sorpresa, non trattato in questo modo, ma vediamo ad esempio come utilizzare la nostra memoria per magari cominciare a costruire appunto nella nostra memoria degli spazi dedicati, attraverso sempre la tecnica dei loci e la tecnica delle stanze. Quindi come cominciare, ad esempio, a dire, bene, sto facendo diritto, cosa faccio? Sto facendo scienze, in modo da tenere in ordine e avere comunque degli agganci mentali che mi permettono, quando parlo di diritto, di avere le informazioni principali, più importanti di diritto, separate da tutte le altre. Quindi fare ordine all'interno delle nostre memorie. Quindi faremo una bellissima esperienza guidata. Dopodiché, che cosa faremo domani? Naturalmente, altre 10 parole a ripasso di questo. E poi speriamo, sia io che Nives, domani di darvi qualche bellissima notizia su quello che è questa trasmissione. Una cosa che mi sento di anticiparvi è che molto probabilmente Studiamo insieme rimarrà per 5 giorni alla settimana, sempre dalle 17 alle 18. Stiamo guardando piattaforme diverse per riuscire a coinvolgervi di più, perché altrimenti diventa sempre qualcosa di frontale e sappiamo benissimo che insomma non è proprio così piacevole fare delle lezioni sempre solo frontali. Quindi stiamo cercando le piattaforme, ma una cosa che secondo me, adesso dopo ne riparliamo, quindi adesso la butto lì così coinvolgo la Nives, gliel'ho già detto ma glielo torno a dire, visto che che mi sta seguendo, ci piacerebbe, se riusciamo, a fare prima di questa trasmissione, tipo le 4:30, 4:30 che è un buon orario, studiamo insieme Kind, per i bambini che frequentano una scuola primaria. Quindi anche in questo caso sarà naturalmente tutto molto giocoso, quindi giochi sulla memoria, su come si impara. Come si può imparare la geografia, come si può sempre giocando, come posso utilizzare le tecniche, le strategie di memoria per riuscire ad imparare, e naturalmente lo faremo su argomenti. E naturalmente questa cosa la farà Lives, visto che lei ha una dolcezza particolare e una capacità di riuscire a intrattenere e a interessare i bambini e anche a trasmettergli questo desiderio di imparare, credo che potrebbe essere. Adesso non sarà naturalmente una trasmissione di un'ora, ma magari stavamo pensando a 20 minuti. 20 minuti prima di questa, quindi molto probabilmente tipo le 4:30, in modo che a 10 minuti alle 5, alle 17 sia finita. Bene, credo di aver coinvolto la Nives, che ormai non so che cosa mi dirà dopo. Io vi ringrazio, naturalmente ringrazio l'associazione Faro per il supporto, For You Learning, studente Vincente, sei forte papà, naturalmente Caffè, naturalmente Centro Studi Ting. E vi aspetto domani, sempre alle 17, dalle 17 alle 18, sempre sulla pagina dell'imparare ad imparare e l'arte del permetterlo. Da ieri stiamo trasferendo
il filmato anche sul canale, una volta finito, lo stiamo trasmettendo anche su YouTube, al canale Studente Vincente, dove trovate nella playlist Studiamo Insieme, trovate tutte le trasmissioni, tutte le puntate. Se avete bisogno, se volete contattarci, lo potete fare su questa pagina oppure lo potete fare anche a info@studentevincente.com. Bene, credo proprio di avervi detto tutto. Non mi resta altro che augurarvi una buona serata e naturalmente insieme ce la facciamo. Ciao a tutti!